Finalmente Godzilla contro Kong è giunto nella nostra penisola dopo essere uscito su HBO Max ben il 31 marzo 2021. Se non lo avete capito, ero molto ansioso di vederlo, quindi partiamo! Il parto italiano di questo film è stato inutilmente lungo, ben 35 giorni d'attesa, in cui pure i TG si sono messi a spoilerare. Una sofferenza per il grande fan di Godzilla che sono. Come sapete se mi seguite anche su Fantascientificast, e non poterlo vedere fin da subito mi ha fatto maledire la situazione sanitaria che ha tenuto bloccati i cinema. In tutto questo non voglio poi dimenticare l'assenza di HBO Max nel nostro paese e anche quella di Sky nel prenderlo nella sua offerta, come successo invece per altre cose della Warner. Purtroppo però c'è poco da lamentarsi, alla fine è comunque uscito a noleggio su tutte le piattaforme che offrono questo tipo di servizio. Ultima cosa prima di passare alla recensione vera e propria, grazie davvero a tutti per mettere like ai miei video e continuare ad iscrivervi al mio canale. Non dimenticatevi anche la live di domani sera, sempre qui con Omar Serafini di Fantascientificast, un vero kaiju evangelist italiano, per parlare sempre di questo mostruoso film. Poi vi chiedo un po' di pazienza, come già vi avevo anticipato, per problemi lavorativi sarò costretto a fare meno video alla settimana. Non preoccupatevi troppo, mi concentrerò di più sulle anticipazioni e comunque tenterò di mantenere le mie live. Gli altri miei video purtroppo potrebbero avere dei ritardi, e sì, ogni tanto ci penso, e grazie per seguirmi anche nei miei video più generalisti. Adesso è il momento di entrare nel vivo di questo Godzilla contro Kong. Siamo dentro al Monsterverse creato dalla Warner e dopo il secondo film di Godzilla e il primo dedicato alla nascita di questo nuovo Kong, l'Isola dei Teschi, era ovvio dalle anticipazioni che questi due mostroni si sarebbero dovuti scontrare per la definitiva superiorità nel controllo del pianeta. Non voglio minimamente fare spoiler perché è appena uscito e non voglio rovinarvi la sorpresa. Quindi state tranquilli che saranno comunque ben segnalati e in fondo al video, con un bello colore sfondo rosso. Un breve accenno alla trama, però devo farlo. Abbiamo stabilito, dopo la feroce battaglia e distruzione di Ghidorah, che Godzilla è indubbiamente il re dei mostri. Gli umani, resisi conto ancora una volta di essere assolutamente impotenti, hanno però allevato Kong al fine di usarlo appunto contro Godzilla, in modo da ristabilire indirettamente la loro superiorità sul pianeta e non essere più alla mercé di questi titani. Insomma, siamo davanti al solito bisogno primordiale dell'umanità di sentirsi all'apice della catena alimentare, che come vedrete anche in questa pellicola non porterà assolutamente a nulla di buono. Visivamente ho trovato questa pellicola molto migliore della precedente King of Monsters. Tutto mi è sembrato più realistico e le scene d'azione molto più facili da seguire. Quindi complimenti, perché al giorno d'oggi l'esperienza visiva è molto importante per lo spettatore, ma non fondamentale. E qui arriviamo al primo punto negativo della faccenda, la trama. Lo ammetto, io non sono stato minimamente colpito dalle scelte fatte per portare a casa la storia. Insomma, l'ho vista parecchio deboluccia sotto diversi punti di vista, e il portare Kong a battersi contro Godzilla è una di queste, ma nemmeno la peggiore. Quella che non sta né in cielo né in terra per me è l'evoluzione tecnologica degli umani avvenuti in un minimo decennio, o al massimo due, che intercorre tra il primo film su Godzilla e questo. Siamo passati dall'avere una tecnologia paragonabile a quella della pietra ad una di conquista spaziale per combattere questi mostri. Forse solo in Pacific Rim hanno fatto di meglio. E sì, preoccupatevi, perché le similitudini con Pacific Rim, eppure con Evangelion, non finiscono certo qui. Sia chiaro che questa cosa non è che rende il film inguardabile, solo che ad un occhio un po' più attento potrebbe fargli storcere il naso, ma in fin dei conti il mio è ancora bello dritto, o no?
La gestione di alcuni personaggi poi l'ho trovata quasi più un cameo che altro. Mi riferisco a tutta la sottotrama con Madison e ai suoi due compagni, che non aggiunge assolutamente nulla alla storia del film. Sicuramente un modo però per inserire nuovamente Millie Bobby Brown, protagonista di King of Monsters, e stare in discussa per gli adolescenti di oggi. Anche l'inserimento del noto attore Alexander Skarsgård, lui, non mi ha convinto molto ai fini della trama, e l'idea che sia stato messo lì perché il bonazzo di turno mi rimane. Ma scusate, che avrebbe lui che io non ho? Ditemelo, dai! La parte su Kong invece l'ho trovata interessante perché va ad approfondire meglio la psicologia e la storia di questo bestione che nel suo film era stata giusto abbozzata, secondo me. Prima di passare alla parte con gli spoiler, a cui tutti non saranno interessati, lasciatemi trarre alcune conclusioni. La prima è una domanda: c'era veramente bisogno di stabilire nuovamente chi fosse il re dei mostri? Sinceramente, lo si era già stabilito da poco. La seconda, invece, è che ho trovato comunque molto bello e godibile questo film e sicuramente me lo rivedrò diverse volte, perché dà indubbiamente la carica e a tratti ti strappa pure qualche risata. Piccola richiesta personale: più volte su Fantascientificast avevo chiesto realizzassero una pellicola di minimo 2 ore che fosse una mera Royal Rumble tra mostri, senza trama, che in ogni parte del globo se ne danno di santa ragione distruggendo tutte le città più famose, con l'umanità relegata ad urlare e scappare. Purtroppo non mi hanno ancora ascoltato, ma qualche timido tentativo lo vedo. Warner, ascoltami che farai il botto. A parte le battute, il mio vero rammarico è stato non vederlo la prima volta in una IMAX, perché questo è sicuramente uno di quei film che meritano una visione nelle condizioni più perfette possibili. Se non volete sapere altro prima di staccare il video, ricordatevi solo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di commentare e condividere questa recensione. Io vi ringrazio per il vostro affetto e il continuo sostegno. Adesso però preparatevi, perché è il momento dello snap, e se tutto ha funzionato come si deve, siamo entrati nell'area spoiler di questo video. Entro subito nel vivo con la prima citazione a Evangelion. Quando si vede Kong che viene trasportato sconsolato in nave, attorniato da altre navi appoggio, ho pensato subito alla scena di arrivo di Asuka e del suo Eva 02. Risultato: scena praticamente identica e assurda allo stesso modo. Sebbene una nave possa avere la capacità di reggere il tonnellaggio per trasportare la massa di Kong, non ha minimamente quella per assorbire la sua massa accelerata dalla forza di gravità dopo un salto. Una battaglia che Godzilla avrebbe vinto in 10 secondi netti. Però indubbiamente visivamente spettacolare, che offre emozioni allo spettatore amante del wrestling. La seconda immensa citazione è a Pacific Rim, sia nel combattimento a 3 col Mechagodzilla, sia nel sistema di controllo del Mechagodzilla. Dai, gli umani che si interfacciano ai resti di un cervello di Ghidorah per usarlo in modo da controllare il Mecha Monster? Geni! Come sono stati geni nello spegnere il sistema di controllo usando dell'alcol su di un pannello a caso di un sistema di controllo telemetrico di quel Mecha Godzilla. Serviva qualcosa per dare un senso alla sottotrama di Madison, Bernie e Josh, però è veramente un F4 alla Boris che denota zero impegno. Tutta questa parte con Mecha Godzilla è palesemente l'esaltazione dell'ego umano che vuole mettersi a tutti i costi a comandare ovunque a discapito dell'equilibrio naturale, il classico messaggio ben presente in tutte le pellicole giapponesi. A parte quelle trovate anche spassose, il rapporto tra Kong e la bambina Jia è un bell'omaggio alle fatine che controllano Mothra e comunque agli umani che vivono sull'isola dei mostri originali per occuparsi di questi giganti. Come l'hanno usata per controllare Kong però è stato abbastanza approssimato. Prima gli dicono che deve ammazzare Godzilla per poi tornare a casa, poi gli dicono, quando è già stato battuto, che Godzilla è un amico e che il vero cattivo è il Mecha Godzilla. Normale che Kong non capisca più una cippa e alla fine dica: fate come vi pare, io torno nella mia terra cava, e che Godzilla sia il re. Avete notato che la Warner ha tolto la scena dopo i titoli di coda?
per non sentirsi obbligata a realizzare un ulteriore film, prevedendo una possibile flop di incassi dovuto anche alla situazione mondiale. Dovreste però aver notato l'accenno all'Area 51 e agli alieni sul finale, quindi già sembra chiara la reale possibilità di vedere, in un prossimo futuro, Mecha Ghidorah. Ora mi fermo, altrimenti cosa vi dirò nella live di venerdì 7 maggio alle ore 21.30, in cui avrò ospite Omar Serafini di Fantascientificast, il sommo conoscitore di Godzilla in Italia? Quindi segnatevi la data e venite sempre su questo canale ad ascoltarci a fare domande. Ciao!